Buongiorno, ben arrivati a tutti. Sono qui a fare un saluto a nome del Movimento Francescano dell'Emilia Romagna e del Comitato Organizzativo del Festival Francescano. Benvenuti in questa piazza di Bologna, in questa piazza maggiore. Diamo inizio con questo incontro alle nostre prove di dialogo su un tema particolarmente interessante, il dialogo tra generazioni. Avete visto sul programma del festival il titolo molto suggestivo, La vita e l'arte dell'incontro. Discuteranno del tema lo psicanalista Luigi Ballerini e il giornalista Mario Calabresi, mettendo in luce domande, curiosità e sfide dei giovani che si rapportano con le proprie famiglie, il mondo della scuola e la società. Solo due parole di presentazione dei nostri interlocutori. Il professor Luigi Ballerini, psicanalista e scrittore, medico psicanalista, autore di libri per bambini e ragazzi per i quali ha vinto numerosi premi. Collabora anche con Avvenire, il Sussidiario Net e il Sole 24 Ore. Alla mia destra il giornalista Mario Calabresi, direttore della Stampa dal 2009 al 2015 e della Repubblica dal 2016 al 2019. Anche lui è autore di numerosi libri. E come ogni dialogo che si rispetti è necessario un moderatore. Ringraziamo quindi il professor Marco Ferrari, insegnante di insegnante di filosofia e storia al Liceo Malpighi di Bologna, di cui è anche vicepreside, ideatore e direttore di molti concorsi nazionali, le Romane Disputationes di filosofia, concorso di narrativa. È stato nominato nel 2017 anche tra i 10 migliori insegnanti di un concorso MIUR, quindi una persona molto competente per guidare questo nostro dibattito. A lui quindi passo il microfono. Buon ascolto a tutti e grazie della vostra presenza. Grazie a suora Armanda, che è stata collega preside fino a poco tempo fa e ci eravamo già incontrati in altri momenti. Allora, oggi facciamo un dialogo sulla scia del dialogo avvenuto 800 anni fa tra Francesco d'Assisi e il sultano ad Amietta. Oggi mettiamo in dialogo voi giovani e anche meno giovani che vedo qui nella platea con i nostri due ospiti e relatori. Il tema che abbiamo scelto è a nostro avviso molto interessante perché anche nell'orizzonte del problema ecologico ambientale che oggi sta squassando Bologna e che ha portato il ministro dell'istruzione a riconoscere una giustificata assenza da scuola per partecipare allo sciopero di oggi, vogliamo mettere in dialogo due mondi che sentiamo spesso lontanissimi tra loro, cioè il mondo dei ragazzi, di persone che stanno diventando grandi, e un mondo adulto che spesso è già fatto, è già compiuto e fa fatica talvolta a trovare le parole per arrivare a chi è più giovane. Io ho alcune domande in serbo per i due relatori, le farò, spero che a un certo punto possiate intervenire anche voi verso le 12:15, 12:20 per avere almeno una mezz'ora buona di dialogo con i presenti. Vuole essere un dialogo iniziale che poi diventa un dialogo aperto a tutta la piazza di Bologna. Incominciamo con Mario Calabresi e vorrei chiedergli di aiutarci a comprendere qual è secondo lui il cuore del nostro tempo. Cioè, che cosa vede di nuovo, di sfidante nel tipo di società in cui viviamo oggi, giovani e adulti, in questo primo quarto di secolo, oggi 2019, come è cambiato e cosa vede di essenziale nel mondo contemporaneo rispetto agli ultimi anni del secolo scorso? E la seconda domanda collegata alla prima, che chiedo di tenere presente, è: spesso i nostri allievi si sentono dire che non sono più come eravamo noi alla loro età, che sono sfaticati, che sono diversi, che hanno pochi interessi. Sono davvero diversi da come eravamo noi 20, 30, 40 anni fa? Grazie. Allora, buonasera a tutti, anzi buongiorno. Sentite meglio così o sentivate meglio lui?
Lui. Allora parliamo qui. Togliamo questo. Allora, intanto buongiorno a tutti, ciao. Quando io andavo a scuola, facevo il liceo, i professori, gli adulti, i genitori dicevano: ah, voi non siete più come noi, come la nostra generazione. Certo, noi studiavamo, voi invece ormai è tutto facile. Ah, com'era la nostra maturità, eccetera, eccetera. Poi mia madre, che è una persona intellettualmente onesta, gli ho detto: mamma, quando eri ragazza tu, che cosa ti dicevano? Ah, beh, ci dicevano che noi eravamo così, non avevamo voglia di far niente, mentre i genitori, certo che loro erano veramente impegnati. Quindi io questa specie di cosa per cui ogni generazione si sente dire dai professori, dai genitori, eccetera, eccetera, che loro sono disimpegnati, invece la generazione prima chissà che cosa, devo dire la verità, va presa con le molle. Ieri mi ha telefonato una persona che mi ha proposto di andare a fare un dibattito sui giovani d'oggi, dicendomi: bisogna parlare della violenza tra i giovani, della violenza dei giovani oggi, perché ha raggiunto picchi allarmanti. Io gli ho detto: scusi, lei in che anni era giovane? E lui dice: negli anni 70. Ma allora lei mi vuole dire che oggi la violenza ha picchi allarmanti rispetto alla violenza che c'era negli anni 70? Ma di cosa stiamo parlando? Dice: ma allora viene o non viene a fare il dibattito? Dico: se vuole vengo, ma le dirò che non è vero. Quindi decida lei se invitarmi. Mi ha detto: beh, ci risentiamo. Allora, quindi non mi ha più richiamato per il momento. E un punto fondamentale è che ogni generazione di adulti tende a non capire la generazione dei giovani, e ogni generazione dei giovani tende a sentirsi incompresa dagli adulti. Questo, guardate che in altri periodi storici, nel 1968 la rottura tra genitori e figli fu infinitamente più grande di quella che c'è oggi. Quindi da questo punto di vista penso che sia fisiologico e sia anche normale. E c'è un punto: la differenza di questo tempo è sicuramente la portata la tecnologia, e cioè sono i social di qualunque tipo, e il fatto che è possibile comunicare in maniera costante, continua, con gli amici stando anche a casa propria, nella propria stanza o ovunque. 20 anni fa, 30 anni fa, i vostri genitori, ma anch'io quando ero ragazzo, se tu volevi vedere un tuo amico, o stavi al telefono, però il telefono di casa era qualcosa che tua madre o tuo padre sostanzialmente ti controllavano, ti vedevano, eri lì e ti dicevano: metti giù quel telefono, non puoi usarlo tutto il giorno tu, ti mettevano le regole. Invece il tuo telefono, il tuo computer è un mondo tuo, e noi per vedere gli amici eravamo costretti ad uscire. Oggi tu per dialogare con gli amici non sei obbligato ad uscire, e quindi questa è una differenza sostanziale. Quello che io vedo, non voglio dire con oddio mio, con grande preoccupazione, ma come un punto di domanda, è quando si sostituisce l'idea di dialogare a distanza, anche quando non se ne potrebbe fare a meno, al fatto di vedersi di persona. Perché comunque sia il rapporto umano ha un valore e una ricchezza superiore quando ci si guarda negli occhi, ci si sfiora, si parla, si discute, si fanno le cose assieme. E quindi quello che io credo vada affrontato, non in maniera col dovere, le regole, ma che vada sollecitato ai ragazzi oggi una domanda e una necessità di relazione, di incontri diretti anziché di incontri virtuali che sono mediati dallo schermo di un telefono o di un computer. Questa mi sembra il tema più importante. E insieme a questo, non so se ne vogliamo parlare adesso o dopo, l'altra cosa è che se voi guardate voi stessi, ma non lo fanno solo i ragazzi, lo fanno tutti, lo fanno gli adulti, oggi lo fanno tutti,
se pensate che su Facebook, che i ragazzi non usano, immagino che voi lo consideriate una cosa dei nonni, Facebook, io ho due figli di 12 anni e mezzo che mi hanno detto, papà, ma su Facebook, perché tu sei su Facebook? Su Facebook stanno i nonni, tu sei un papà, puoi stare su Twitter, noi stiamo su TikTok e Instagram e i nonni invece stanno su Facebook. Allora, però che uno sia su Facebook, su Twitter, su Instagram o su TikTok, voi ci siete state su TikTok che ridete, eravate delle muser, perché prima era Musical.ly, allora che cosa succede? Che lo scroll per vedere cosa c'è è velocissimo, non ci si sofferma mai troppo a lungo sulle cose, per cui il nostro tempo di attenzione è un tempo di attenzione limitato. Dopo 3 secondi cambiamo, andiamo a vedere un'altra cosa, mettiamo un like, andiamo a vedere un'altra cosa. Questo lo si vede in un sacco di cose. Io ricordo che quando avevo 20 anni, se ero a casa a guardare la televisione con i miei fratelli e c'era mia madre che cambiava, mia madre per caso aveva il telecomando in mano, cosa che a noi era insopportabile, mia madre cambiava i canali a una velocità per noi, cioè una lentezza per noi insopportabile. Cioè lei faceva uno e poi stava 10 secondi a guardare uno, due, e mi diceva, mamma, madonna, ma al 6 arriviamo tra mezz'ora, dai, guarda un attimo cosa c'è velocemente. E lei, e allora prendevamo noi il telecomando e cambiavamo, facevamo 1, 2, 3, e lei diceva, ma non capisco niente se vai così veloce. E per lei era velocissimo e per noi così. Adesso, quando se le mie figlie hanno il telecomando, le mie figlie vanno a una velocità che io non riesco neanche a capire, dico, cosa abbiamo visto? Non abbiamo capito niente. Loro fanno 1, 2, 3, 4, 5, tum, 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 così. E gli dico, ma come potete capire? Vabbè, papà, ma si capisce in un attimo se ci interessa o non ci interessa. E dico, ma no, voi è tutto a sensazioni. E quindi, oggi uno dei problemi, ma non della società intera, è quello dell'attenzione. Della durata dell'attenzione e della capacità di concentrazione. Allora, lo dico perché può essere più un problema per i giovani che per i vecchi, tra virgolette, perché i giovani hanno più tempo davanti e hanno ancora tutto il tempo dello studio e la difficoltà di concentrazione e la velocità e soprattutto il fatto che appunto il tempo dell'interesse e la pazienza di leggere una cosa è molto, si riduce, fa sì che sia più difficile concentrarsi e studiare. La mia ricetta personale non è quella di dire è quella che propongo alle mie figlie e che cerco di dare a me, non è quella di dire allora stiamo lontani dai social, non usiamo il telefono, leggete solo i libri, cioè è una roba che può fare qualcuno che sta in clausura, però neanche anche in clausura c'hanno i social, eh? Ah, ecco, ci sta dando una notizia. Allora, quindi, che cos'è il punto fondamentale? È riuscire a scegliere e a staccare le cose. Io con le mie figlie gli ho detto, sentite, voi dopo mangiato, guardatevi mezz'ora, fate un giro, mezz'ora di telefono, che poi magari diventa pure un'ora, poi però appoggiate, gli ho detto, il telefono all'ingresso dove si mettono le chiavi e per 2 ore mentre fate i compiti o leggete o studiate evitate di guardarlo. E loro mi hanno detto, noi lo facciamo a un patto che lo metti anche tu il telefono giù, perché tu ce l'hai sempre in continuazione in mano. Allora facciamo una cosa, noi lasciamo il telefono giù, ma tu lasci il telefono giù. E quindi io, come dire, per una pulizia mentale loro, alla fine sto facendo una pulizia mentale mia. Per esempio, ogni volta che prendo il treno e faccio da, diciamo, Bologna-Roma, Milano-Roma, faccio quel percorso lì, mi sono reso conto che a un certo punto stavo talmente immerso nel telefono che non avevo la minima idea non guardavo mai fuori, non vedevo più la campagna, che tempo faceva, eccetera, eccetera. Allora ho deciso che guardo più o meno il telefono fino a Firenze, e poi tra Firenze e Roma guardo fuori
ed è bellissimo guardare fuori, vedi un sacco di cose, scopri un sacco di cose, tanto ti accorgi che ci sono le stagioni, che dentro il telefono, cioè anziché guardare le foto di qualcuno su Instagram che dice oh guarda sta venendo l'autunno, guardo fuori e vedo io che sta venendo l'autunno senza che me lo dica qualcun altro. Allora questo secondo me il punto è che sarebbe utile fare uno sforzo intergenerazionale, cioè tra generazioni, per riuscire a darsi un tempo di riflessione, un tempo di concentrazione e un tempo di dialogo che non sia tutto mediato dallo schermo di un telefono. Grazie, questo è solo il primo giro, quindi scaldiamo i motori. Stavo pensando se i nostri allievi potessero cambiarci in classe come cambiano le foto su storie su Instagram, sarebbe uno scenario futuristico. Luigi Ballerini, le pongo la stessa domanda, cosa vede di nuovo nel tempo in cui stiamo vivendo? E essendo lei anche psicoanalista, oltre che noto scrittore per ragazzi, le chiedo quali rischi vede per il benessere psichico anche dei giovani e degli adulti nel mondo in cui stiamo vivendo. E anche per lei la domanda che ho fatto prima a Calabresi, se e cosa vede di diverso tra i giovani che eravamo e i giovani che sono giovani oggi. Ma credo che, ritengo che la partita oggi la giochiamo su una coppia di parole che sono autonomia e indipendenza. Io sono a favore dell'autonomia, non dell'indipendenza. Allora, autonomia vuol dire io so. Autonomia vuol dire io so cosa fare, io giudico, io ho un criterio per affrontare la realtà, ho un criterio per decidere come stare davanti a uno schermo, no? Il Black Mirror è lo specchio nero in cui ci rispecchiamo quando il cellulare è spento. Io so è un soggetto competente, anche giovane, anche giovanissimo, che sa come muoversi, che giudica, ma non indipendente, perché un soggetto che si ritiene indipendente diventerà un presuntuoso, ossia faccio tutto da solo, faccio tutto io. Quindi trovo che la sfida sia muoversi verso un'autonomia dentro il concetto che, dentro l'idea, dentro l'esperienza che dipendiamo sempre da un altro, non fosse altro, pensate, la società si regge sulla fiducia reciproca. Io stamattina ho preso il treno con un'amica e mi sono fidato che l'autista fosse sobrio, mi sono fidato che l'autista guidasse, cioè non starebbe in piedi la società se non ci fosse la fiducia nella dipendenza da un altro. Per cui, ma perché dico che questa è la coppia importante? Perché Freud ha inventato una nuova parola, un nuovo concetto che si chiama io corpo. Trovo interessante il concetto di io corpo, soprattutto oggi, perché il corpo è un corpo animato dal pensiero. Cosa vuol dire che è animato dal pensiero? In inglese è più facile, perché in inglese c'è il corpse e il body. Il corpse è quello dell'anatomopatologo, è il cadavere, quindi è un corpo inanimato. Il body è un corpo vivo. Per noi corpo è sempre lo stesso concetto. Ecco, Freud parlava di un corpo vivo animato dal pensiero. Cosa minaccia oggi il pensiero? Le emozioni, la teoria delle emozioni. Mario Calabresi l'ha detto benissimo quando ha detto è tutto a sensazioni, no? Tutto a sensazioni. Allora, la teoria delle emozioni che ci pervade ci vuole emozionabili. Cosa vuol dire emozionabile? Che devo accendermi, indignarmi, commuovermi, una fiammata, perché poi torno a uno stato stabile e attendo qualcos'altro che mi riaccenda. Guardate cosa succede nei social, no? È facilissimo che parta qualcosa, non lo verifichiamo, ci indigniamo, ci iniziamo a scagliare contro, oppure applaudiamo, ma il prendere il tempo, anche qua mi è piaciuto l'invito di Mario Calabresi, no? Cioè il prendersi il tempo di capire ma di cosa stiamo parlando? È davvero così questa cosa?
Allora, la teoria delle emozioni che dilaga, il pensiero che giudica è stato sostituito da un'emozione che infiamma. E questo è pericoloso perché il potere ci vuole emozionabili, ossia manipolabili, in assenza di giudizio. A me piace dire che le emozioni non sono delle forze. Molti di voi avranno visto quel bellissimo, tremendo film della Pixar che è Inside Out. Bellissimo ma tremendo per me, perché questa povera bambina, la Riley, è lì e nel cervello c'è disgusto, paura, rabbia, che la manovrano con un joystick, no? È proprio l'idea di un soggetto preda delle sue emozioni, no? Non è un buon servizio, perché in realtà io non sono così. Pensate la rabbia, no? Quando incontro dei ragazzi che mi vengono a trovare in studio, c'è il problema della rabbia. Tutto il mondo dice che il problema è gestire questa rabbia. Ma la questione interessante è che cosa la genera? Che cosa ti fa arrabbiare? Perché ti arrabbi? Ti arrabbi ogni volta che l'altro ti è di inciampo? Ti arrabbi quando tutto non va secondo il tuo programma? Allora capite che è più interessante, piuttosto che contenere questa rabbia, capire che cosa la muove, no? Quando noi pensiamo che i giovani sono incapaci, sfaticati, svogliati, disinteressati, è perché li consideriamo preda degli istinti, no? In realtà questo non rende giustizia. Allora, Mario Calabresi ci ha raccontato la storia personale della sua mamma, io vi racconto questa storia. Questa gioventù è marcia nel profondo del cuore, i giovani sono maligni e pigri, non saranno mai come quelli di una volta. È un'iscrizione su un vaso d'argilla dell'antica Babilonia, quindi 3.000 anni fa. Cioè 5.000 anni che noi diciamo che i giovani giocano troppo a Fortnite. È 5.000 anni che diciamo che stanno attaccati al cellulare, è 5.000 anni che non ci vanno bene, no? Non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, perché la gioventù è insopportabile, senza ritegno e terribile. Esiodo, 720 avanti Cristo, cioè capite di cosa stiamo parlando, no? Siamo arrivati poi alla mamma di Mario, Mario, ai nostri figli. Che cosa rende insopportabile il giovane? Questo lo vediamo dopo, però, cosa rende insopportabile. Bene, dopo regaleremo le citazioni a tutti i presenti. Vado al secondo giro di domande. Come accennavo prima, il tema di oggi è il dialogo tra generazioni. C'è un dato che è stato accennato: ogni giorno in media spendiamo 2 miliardi di ore su Facebook. L'umanità oggi in media spende 2 miliardi di ore su Facebook. E chiedo perciò a Mario Calabresi: è ancora possibile un confronto autentico tra le persone? Dove lo vede realizzato e dove lo vede frenato oggi? In parte io già mi ero portato avanti e già avevo risposto anche a questo. Dove vedo il dialogo frenato? Il dialogo frenato lo vedo da due cose: dalla presenza di uno schermo che si mette tra le persone e dall'altro dagli algoritmi che sono dietro i social. Voi sapete che se noi quattro facciamo su Google la stessa ricerca, adesso se chiediamo adesso su Google di un libro piuttosto che dove andare a comprare i tortellini qua, può darsi che noi quattro avremo quattro risposte diverse. Così come i nostri quattro feed di, diciamo, Twitter o di Instagram o di Facebook sono completamente diversi. Perché? Perché l'algoritmo che c'è dietro registra tutti i nostri comportamenti. Cioè, se l'algoritmo vede che a me piace vedere foto di tramonti, mi manda sempre foto di tramonti. E quindi io che cosa faccio a un certo punto? Penso che tutti amino i tramonti e tutti facciano i tramonti, perché nel mio scroll io vedo sempre cose che parlano di tramonti, oppure che parlano di foto fatte dall'alto, oppure che parlano di determinate cose che sono le mie passioni. E quindi che cosa ti dà? Che idea hai a un certo punto? Che il mondo sia uguale a te.
finché sono i tramonti, poco male. Il problema è che se tu sei uno che legge sempre e mette dei like a, delle, de, a dei post in cui si dice basta, basta con l'invasione degli stranieri, ne abbiamo piene le scatole, tutto quello che ti arriva è così, e quindi tu vivi in una sorta di bolla in cui tutti intorno a te ripetono o gridano le stesse cose, e quindi tu ti convinci della tua posizione, si rafforza e ti viene a mancare completamente il confronto con altri tipi di idee e di opinioni. Sostanzialmente ti si costruisce intorno, perché l'algoritmo non è che l'algoritmo in partenza è cattivo, l'algoritmo, il primo da questo punto di vista è quello di Facebook, pensa, ma se a te piace mangiare la pizza, io ti faccio vedere la pizza e ti dico sempre dove sono i posti intorno a te dove puoi mangiare la pizza, e quindi ti vengo incontro, ti aiuto, ti do quello che tu cerchi. Il problema è che se tu mi mandi sempre la pizza e mi parli sempre di pizza, a me non mi verrà mai in mente che si può anche magari mangiare un taco messicano oppure un riso cinese o i tortellini. Mi continui a parlare della pizza e a un certo punto vivo nel mondo della pizza, e così su tutto il resto. Questa cosa qua nel mondo sta, si dice, polarizzando, cioè sta spostando le cose e aumentano le cose estreme, perché ci si ritrova e ci si dice sempre le stesse cose. Allora, questo io trovo che sia uno degli allarmi della società di oggi, questa idea qui che in cui tutto si radicalizza il pensiero, e le persone finiamo tutti noi per stare in delle bolle in cui pensiamo che tutti la pensino così, e invece non è che la pensano così tutti, la pensano così quelli che gli algoritmi ci mostrano, che sono quelli che somigliano di più a noi. Prima vi parlavo di un social apparentemente innocuo che è TikTok, che è un social molto, lo conoscerete, sapete di cosa parlo, anche se magari non lo frequentate. Ecco, TikTok, chi è più grande, è un social in cui, ditemi se dico giusto, adesso non vorrei dire una scemenza, in cui si canta, si balla, ci si muove su delle musiche che tu puoi scegliere, o anche su dei testi, tu puoi prendere un pezzo, una frase di un film e la reciti. Poi adesso TikTok lo si usa già in molti altri modi. Ecco, TikTok ha dietro uno degli algoritmi più potenti e un motore, uno dei più potenti che ci sia al mondo. TikTok adesso è cinese, cioè è assolutamente in grado di capire i gusti di ognuno di voi a seconda di quello che avete cantato, di quello che avete guardato, di quello che avete likeato, diciamo, e quindi vi offre sempre millimetricamente quello che pensa e sa che vi può interessare. E, cioè, vi faccio un esempio, le mie figlie sono gemelle identiche, siccome loro due si likeano una con l'altra, hanno 12 anni e mezzo, loro mi dicono, oh, TikTok è pieno di gemelle, e le loro amiche gli dicono, ma veramente noi non abbiamo mai vista una. Perché? Perché TikTok vede che loro sono gemelle, ha capito che sono gemelle, gli propone continuamente gemelle, e loro pensano che il mondo sia pieno di gemelli, che sono tutti gemelli, e invece non sono tutti gemelli. Io gli dico, dice, papà, ma i gemelli sono veramente tantissimi. E gli dico, scusa, a scuola vostra quanti ce n'è su 800 ragazzi? No, un'altra coppia e basta. Ah, non è che il mondo è pieno di gemelli, è l'algoritmo di TikTok che vi dà dei gemelli in continuazione. Ma quindi questo ti dà una distorsione delle percezioni. La percezione che tu hai. Allora, quello che io credo è che se uno mette ogni tanto la testa fuori e guarda, continuo a usare quell'esempio, ma quanti gemelli vedo per la strada o nella mia scuola? E quindi questo lo devi fare per tutte le cose. Ma tutti la pensano come me? Ma ci sono solo pizzerie o ci sono tante cose? Bisogna mettere la testa fuori dallo schermo e provare a vedere anche con gli occhi i contesti, e a curiosare e a scoprire che non tutto è esattamente uguale a noi. Grazie. Incalzo il dottor Ballerini con una domanda analoga: quali sono per lei gli elementi di positività nella vita dei giovani su cui investire
per far crescere questo dialogo tra generazioni e quali elementi problematici ostacolano, frenano questo dialogo dal suo punto di vista? Ho preso il telefono in mano, ma non è che mi sto mettendo sui social, voglio semplicemente copiarmi le frasi che ha detto lui prima, che mi trovavo bellissime, eh? Quindi sono giustificato. Stai isolando. Allora, lo scenario è inquietante, Mario, da romanzo distopico, bisognerebbe scriverlo. Ancora più inquietante, io ieri ho cercato su Google maschere di bellezza di Sephora. Non è che mi volessi preparare per oggi, che sono bello lo stesso. Essendo il compleanno di mia figlia, volevo regalare. Non sono bello? Ah, dicono tutti che sono bellissimo, eh? Ah, è bello Mario, più bello di me. Marco cane. Meno male che ho l'idea che non si può piacere a tutti, se no sarei con una ferita narcisistica pazzesca. E io dormirò lo stesso anche se stanotte anche se non le piaccio. Certo, ha ragione. Allora, qual è la cosa inquietante? Che io ho cercato su Google le maschere purificanti di Sephora e stamattina su Facebook mi è venuta un'inserzione pubblicitaria di quella maschera di Sephora, quindi c'è un cross talking, cioè non l'ho cercata su Facebook, l'ho cercata, per cui lo scenario è davvero inquietante ed è corretto anche la questione della filter bubble, no? Ne aveva parlato Zygmunt Bauman, che noi viviamo dentro questa bolla in cui pensiamo che tutto è uguale a noi. Quali sono gli aspetti problematici che vedo oggi? Io vedo l'aumento della conflittualità sociale. Cosa vuol dire? Che l'altro ci dà fastidio. Guardate cosa succede per strada. Basta che uno mi faccia un sorpasso un po' azzardato che inizio a fargli gesti, scendo, l'altro tira fuori un coltello. Nei condomini, cioè... è difficilissimo coabitare, no? Un mio vicino mi ha accusato di tirare lo sciacquone, ma è difficile, no? In un condominio allora l'altro ci dà fastidio e questo è un problema è davvero un problema, che abbiamo perso quel concetto che dicevo prima, ossia che invece l'altro mi torna di beneficio. Credo che valga la pena prendere in modo letterale l'invito evangelico, anche in modo laico, lo possiamo prendere in modo letterale e laico, l'invito evangelico a tornare come bambini. Perché è bello, perché non dice a tornare bambini, ma a tornare come bambini, che vuol dire tornare come pensano i bambini. E come pensano i bambini? I bambini pensano nel modo in cui il quattrenne che al mare probabilmente si era perso in spiaggia, ad altezza costume, probabilmente i miei boxerini blu erano molto simili a quelli del suo papà, mi ha preso per mano scambiandomi per il suo papà. Io l'ho guardato, lui ha fatto un po' il musino, gli ho detto: non ti preoccupare, sono anch'io un papà, ma non sono il tuo, adesso andiamo a cercarlo. Ed è venuto con me. Allora, questo è come pensano i bambini, cioè i bambini non hanno un'obiezione di principio all'altro, cioè i bambini pensano che l'altro mi tornerà di beneficio, che l'altro è importante per me. Poi sappiamo che ci se ne può approfittare dell'ingenuità del bambino, che parte pensando che tutti sono di beneficio. Ma ecco, abbassare la conflittualità sociale riprendendo la questione dell'altro, che invece che un ostacolo è un inciampo al mio progetto, può essere anche un altro diverso da incontrare, perché Mario Calabresi ce l'ha detto benissimo: viviamo in una bolla e pensiamo che possiamo essere cattolici, mangiapreti, comunistissimi, nazisti, etero, uomo, bi, non importa, all'algoritmo non importa, ci fa vivere nella bolla che piace a noi. E non incontriamo più il diverso, non incontriamo più l'altro e non dobbiamo più neanche rendere ragione delle cose in cui crediamo. Quindi credo che davvero tornare a un rapporto chiaro con l'altro, in cui l'altro potenzialmente mi è di beneficio, sia davvero la soluzione. Da dove partiamo? Io mi ho chiesto su cosa investire.
Io investirei sul pensiero e sul giudizio dei giovani. Perché se ci pensate, quando si è piccoli, bambini, si dice no, ma cosa ne sai tu che sei un bambino? Quando sei un ragazzo sei preda degli istinti, preda degli ormoni, no, che non capisci niente. A Milano dicono l'età della stupidera, quando si inizierebbe a pensare, no? E invece il giudizio c'è da subito. Allora investirei sulla capacità di giudizio, ossia di dire è bene e male per me, è bene e male per il mondo, lo faccio o non lo faccio. Grazie. Torno sul tema del padre e chiedo a Mario Calabresi se può raccontarci qualcosa del rapporto con suo padre, qualcosa che l'ha segnato in positivo e in negativo, e da qui aiutarci a capire che cosa secondo lei può aiutare i giovani di oggi a riappropriarsi del rapporto talvolta sperduto con i propri padri e penso ora dei padri verso i propri figli. Io ho avuto una situazione strana, perché io ho perso il papà che avevo 2 anni e mezzo, quindi da quel punto di vista non l'ho avuto. Ho avuto però un papà adottivo, perché poi mia madre si risposò e che quindi ha fatto la funzione di padre. Io credo una cosa, che i figli, cioè che sia normale una dialettica di contestazione, cioè che sia un problema quando i figli hanno paura di discutere con i genitori, contestarli perché hanno paura che i genitori ci restino male, e quando i genitori, i padri e le madri vogliono fare gli amici dei figli e quindi non gli danno regole perché hanno paura di perdere in popolarità. Io credo che i genitori debbano fare i genitori e i figli, e che sia normale che ci sia una conflittualità. Io con mio padre adottivo di conflittualità ne ho avuta tonnellate, litigavamo forsennatamente, lui aveva messo delle regole. Io ricordo che la prima ragazza che ho avuto al liceo, probabilmente che era una ragazza molto invadente, papà adottivo Tonino aveva messo delle regole, per esempio che appunto non si stava al telefono dopo le 10 di sera e lei regolarmente chiamava alle 10 e mezza e Tonino rispondeva e mi diceva: le puoi spiegare che dopo le 10 qui non siamo al telefono? E allora così, finché una volta Tonino glielo dice a lei, a Bea, gli dice: ascolta, forse Mario non te l'ha spiegato, non abbiamo piacere che uno chiami a casa alle 10:30 di sera, io ho fatto una litigata furibonda con lui, tu non ti devi permettere di dirglielo, eccetera eccetera. Ho pensato un sacco di volte che se Tonino non mi avesse fatto la guerra a questa ragazza, probabilmente quella storia lì sarebbe durata 3 mesi, invece è durata 3 anni. Perché io dicevo sempre: ecco, voi volete che io la lascio, ma io non ve la darò mai questa soddisfazione. Io sto insieme perché abbiamo il mondo contro noi due, eccetera, eccetera. Quando a un certo punto Tonino si è stufato di dirmi mollala, e anzi, diciamo così, diceva: beh, però alla fine non è antipatica, allora a quel punto è stato libero di scegliere e l'ho lasciata. E allora, capite che ci sono... Le dinamiche sono normali tra genitori e figli, di scontro, e secondo me sono sane. Io quando sento qualcuno, qualche amico che mi dice: mamma mia, non so, qualche amica che mi dice: litigo con mia figlia in continuazione, ma noi non eravamo così, gli dico: ma cosa dici che non eri così? Io ho amiche con cui stavo a scuola, gli dico: ma tu e tua madre, ma ti ricordi che litigate facevi con tua madre? Uscivi di casa, scendevi, ti aspettavamo sotto, sbattevi la porta e uscivi piangendo, e adesso dici che litighi con tua figlia, ma di cosa stai dicendo? Tu il rapporto con tua madre l'hai recuperato quando avevi 25 anni, ma hai litigato una vita, ma di cosa stai parlando? Ma la gente... E che poi il problema è che nella memoria tutto diventa rosa. Io ricordo che mia nonna che avrà avuto, non so, 85 anni, mia nonna ha vissuto bene fino a 94, avrà avuto 85 anni e parlava con 3 sue amiche, stavano prendendo il tè e io ero a casa di mia nonna, e queste amiche dicevano:
Oh, ma ti ricordi che meraviglia i nostri tempi? Ti ricordi quando tu ti sei sposata? Che bello, che meraviglia, che tempi meravigliosi. Mia nonna si è sposata nel 1939, quando stava per scoppiare la Seconda Guerra Mondiale, c'era il fascismo, e mio nonno fecero un viaggio di nozze brevissimo, e di lì a poco mio nonno sarebbe finito in guerra, poi prigioniero di guerra, e mia nonna l'avrebbe rivisto nel 45. Quindi immaginatevi che tempi meravigliosi. E queste amiche però, nella loro idea, dicevano: che bei tempi che avevamo. E mia nonna, con grande onestà intellettuale, gli disse: beh, oddio, forse non vi ricordate tanto bene cosa passavamo, ma no, ma io ho una gran nostalgia, dice un'amica. E mia nonna gli disse: tu hai nostalgia dei tuoi 25 anni, non hai nostalgia del 1939-1940. E allora è giusto che uno abbia nostalgia di quando aveva 20 anni, ma non può dire che quando aveva 20 anni il mondo era meraviglioso. Allora, quindi, raccontavo di mia nonna, mi sono perso. Ecco, dicevo che la conflittualità, secondo me, è sana e normale. E non ho, io devo dire la verità, che non ho, che non bisogna avere paura della conflittualità. E che io poi, diciamo, Luigi Ballerini può dirci delle cose ben, io dico le cose così, ha sentito dire, lui le studia e le sa, però che sia giusto confrontarsi, che un dialogo serrato tra generazioni, non si capisce perché adesso siamo dovuti diventare che o si è amici e c'è armonia perfetta e si fa tutto assieme oppure non funziona. No, voi dovete fare la vostra vita e anche contestare il mondo degli adulti, e gli adulti vi devono rompere le scatole, e funziona così, e altrimenti se non vi rompe le scatole nessuno, a un certo punto ve le dovrete rompere da soli, ed è più difficile. Darsi dei limiti da soli è più difficile. Quindi trovo che questa qua, non, io da quello che ricordo del mio tempo, del mio essere adolescente, ricordo degli scontri durissimi con i miei genitori, e ricordo che questi scontri allora mi sembravano terribili, ma col tempo penso che siano stati invece fruttuosi e costruttivi. E oggi dico a mia madre che avrebbe dovuto essere molto più severa, perché mia madre invece non era una madre severa, e secondo me io le dico: tu ci hai fatto del danno a non essere stata sufficientemente severa. Cioè, vi faccio un esempio pratico. Quando io ero all'università, se uscivo con gli amici e tornavo tardissimo, mia madre, invece che svegliarmi normalmente alle 7 e dirmi: ma perché sei tornato alle 2:30 di notte? Adesso vai in università, mia madre a me e mio secondo fratello, che dormivamo in camera insieme, ci lasciava dormire. E quando io magari mi svegliavo, che poi mia madre andava a lavorare, faceva l'insegnante elementare, io mi svegliavo alle 11 con mio fratello, dicevo: sono le 11, ma dovevo andare in università, c'avevo lezione, eccetera eccetera. Quando tornava mia madre all'ora di pranzo, dicevo: mamma, ma perché non mi hai svegliato? E lei mi diceva: ma no Ciccio, ho sentito che sei tornato alle 2:30, pensavo che avessi un sonno terribile. E diceva: mamma, ma mi devi tirare giù dal letto, ma non la finisco più l'università in questa maniera. Invece avevo un mio compagno di studi, che ha finito ben prima di me, il quale una volta andiamo a una festa di un nostro amico fuori sul lago, e però questa festa era di giovedì sera, e siamo tornati no tardi, siamo stati fuori tutta la notte, e siamo tornati praticamente alle 6. Lui era in cucina in casa alle 6:30, che stava bevendo, il padre che si alzava presto lo trova alle 6:30 e gli dice: il padre capisce benissimo che lui era appena tornato a casa, ma gli fa un giochino, gli dice: Andrea, sei già in piedi alle 6:30? E lui non osa dirgli: no papà, sono tornato adesso. E dice: sì papà, ho un esame per cui mi sono alzato presto. Loro abitavano un po' fuori Milano, e il padre gli dice: Andrea, ma devi studiare oggi? Sì, devo studiare. Vieni a studiare in studio da me, dai, io sto andando a Milano, ti do un passaggio. E Andrea dice: ma no papà, vado da solo. No, Andrea, dai, non perdere tempo a prendere il treno, vieni con me, ti porto io a Milano.
prende i libri, e Andrea, quindi, senza essere andata a dormire, si lava la faccia, prende i libri, esce col padre e va a studiare dal padre. Alle 5 del pomeriggio io lo chiamo e gli dico, io avevo dormito tipo fino a mezzogiorno, mia madre mi aveva lasciato dormire. Alle 5 del pomeriggio chiamo Andrea e gli dico, Andrea, ma ci vediamo alle 7 con gli altri? E Andrea mi ha detto, Mario, ma io alle 7 vado a dormire, ho studiato tutto il giorno senza essere andato a dormire e non potevo neanche addormentarmi nell'ufficio di mio padre. Allora, io dico sempre questo esempio a mia madre, gli dico, tu dovevi essere come il padre di Andrea, mamma, mi dovevi rompere le scatole di più. Invece questa cosa qua che ti preoccupavi che avessimo sonno, non hai fatto il nostro bene. E vabbè, mia madre dice sempre, vabbè, ha quattro figli maschi e tutti i figli maschi li chiama Ciccio. E vabbè Ciccio, ma pensavo che poi saresti stato troppo stanco e non saresti riuscito a studiare. Dico, no, ma guarda mamma, è meglio che un genitore rompa un po' le scatole ai figli piuttosto che faccia troppo l'amico. Grazie. E continuiamo su questo tema, allargando un po' il campo, chiedendo al dottor Ballerini perché è necessario che accada questa relazione conflittuale, perché la crisi è, secondo lei, se lo è, necessaria per la crescita di una persona che diventa uomo adulto. È necessaria questa rottura? Se ci può aiutare a capire il perché di questa dinamica che spesso noi adulti appunto lasciamo un po' andare perché è più comodo essere buoni. Ma allora, la rottura non è necessaria, dobbiamo capire cosa genera la rottura. Allora, forse l'avrete sentita, ma io trovo che sia davvero spettacolare la frase di Goethe che diceva: ciò che hai ereditato dai tuoi padri devi riguadagnarlo per possederlo. Che cosa vuol dire? Ciò che hai guadagnato dai tuoi padri devi riguadagnarlo per possederlo. Innanzitutto parla di padri e non di padre. Interessante già questa questione, ma l'idea è che io non prendo a scatola chiusa. Arriverà, c'è un punto, fino a un certo punto lo fai perché te lo dico io, funziona. Poi arriva il punto in cui non funziona più, cioè non lo faccio più perché lo dici tu, ma devo farlo perché lo dico io. L'adulto ha paura di questo momento, l'adulto ha paura. Del momento, difatti quando incontro i genitori mi dicono alza la cresta, no? Dico, ma meno male, no? Mette in discussione, ma meno male mette in discussione. Una presa a critica dei valori trasmessi dai genitori non tiene. Allora, devo farlo mio. E a volte facciamo fatica ad accettare che uno ci metta in discussione. Per cui, ma anche qua Mario, mi è piaciuto proprio, no, quando parlava della che non dobbiamo aver paura del conflitto. Perché noi confondiamo la pace con l'armonia. L'obiettivo è l'armonia. Anche a scuola io vedo, no, non bisogna litigare, soprattutto poi all'infanzia, no? I bambini non devono toccarsi, picchiarsi, guai, ma proprio neanche litigare, no? In realtà l'ideale non è l'armonia, ma è la pace, perché l'armonia teme il conflitto, la pace ammette il conflitto e considera che lo si possa ricomporre. Cosa vuol dire ricomporre un conflitto? Che io e te questioniamo, io e te litighiamo e poi lo possiamo ricomporre. Allora, se noi ci diamo come obiettivo l'armonia anche fra giovani e più âgé e adulti, siamo perdenti in partenza, no? Si tratta di capire cos'è un rapporto pacifico. Un rapporto pacifico è quello che ammette un conflitto, vivendo il tempo di oggi senza nostalgie, perché anche qua bello il racconto del com'erano belli i tempi. Se non l'avete visto, andate a guardare il film di Woody Allen, Midnight in Paris. È davvero interessante, perché c'è uno scrittore che non riesce a fare lo scrittore, il cui sogno è, avessi vissuto ai tempi di Hemingway. Riesce magicamente a vivere nei tempi di Hemingway e scopre che Hemingway dice, fossi vissuto ai tempi di... E va indietro nel tempo e scopre che ogni generazione dice, no, come mi sarebbe piaciuto... Anch'io quando guardo i film ambientati negli anni 30 mi dico, che figata vivere negli anni 30. Poi inizio a dire, ok, la penicillina non c'era,
gli anestetici non c'erano, per cui mi tolgo il dente, no? Per andare a Bologna ci impiego probabilmente 5 ore invece che un'ora come ho fatto oggi, ma è davvero così, erano davvero così meglio. Allora, vivere il nostro tempo vuol dire seguire l'invito di Papa Francesco. Papa Francesco nel 2017 a Tor Vergata ha incontrato i giovani, aveva preparato un discorso, ma quando ha visto che c'erano delle domande lo ha dato al rettore e gli ha detto: questo lo metta sul sito, sentiamo le domande. Un tal Giovanni ha posto una questione e ha detto: come facciamo noi giovani a vivere in quest'epoca così tecnologica? E Papa Francesco qua ha spiazzato tutti, perché lui ha detto: Giovanni, devi essere come il portiere di una squadra di calcio. No, ha spiazzato, perché l'esempio è molto nazional popolare. E poi ha spiegato: il portiere della squadra di calcio non decide da che parte gli arriva la palla. La palla gli può arrivare a destra, a sinistra, di rimbalzo, dalla traversa, in qualsiasi modo. Il suo compito è afferrarla. E ha chiuso: oggi la vita ti arriva da qui e il compito è afferrarla. Allora, l'ho trovato estremamente interessante, perché anche qua, non come sarebbe bello, no? Come era bello quando giocavamo a Risico e non giocavamo a Fortnite, no? Posizione anche un po' romantica. Ma oggi, cosa vuol dire oggi afferrare la palla? Cosa vuol dire oggi afferrare questa vita e viverla con pienezza, no? Ammettendo che ci possa essere qualcuno che genera un conflitto in noi, ma senza per questo volerlo far fuori, perché è facile nelle serie TV. Cosa succede? No, c'è uno che ti dà fastidio, pam, colpo in testa, no? Allora la logica è questa: elimino chi mi dà fastidio. Caspita, il lavoro della negoziazione e del compromesso è un lavoro molto più fine, a volte più lungo, ma di soddisfazione maggiore, anche perché quello che faresti fuori, chissà mai che fra qualche anno potrebbe diventare persino tuo amico. Grazie. Unisco le ultime due domande per Mario Calabresi e poi anche per Luigi Ballerini. Dal mondo dei media, dei giornali, sembrerebbe che il nostro mondo sia segnato più da preoccupazioni che da speranze. Si pensi al tema dell'ambiente, il cui disastro è in gran parte imputabile alle generazioni che ci hanno preceduto. Le chiedo: il dialogo con gli adulti come può, in questo tipo di orizzonte che sembra catastrofico, poter accendere una speranza anziché alimentare una preoccupazione nei giovani? E unisco l'altra domanda che avevamo preparato. Questa sera lei presenterà qui il suo ultimo libro, La mattina dopo, e le volevo chiedere: qual è per lei la ragione, il motivo, il perché ci si alza la mattina dopo, cioè ci si riprende da un fallimento, da una crisi? Quindi, da un lato, se e come questo dialogo che noi stiamo tentando oggi, ma che può avere tante facce nel nostro tempo, può aprire uno spiraglio. Pensiamo a Greta che urla e piange di fronte ai grandi politici, e dall'altro, il suo ultimo libro come tocca questo tema? Cercherò di prendere un punto, perché è talmente largo quello che mi hai chiesto, e lo prendo parlando della parola futuro, che tiene insieme tutto questo. Quando gli adulti accusano la vostra generazione di apatia, di stare sdraiati, di essere disinteressati, non si pongono una domanda e un problema, che è questo: quando tu a una generazione gli dici continuamente non c'è lavoro, non ci sono possibilità, dovete andare all'estero, il mondo fa schifo, eccetera eccetera, gli stai sostanzialmente dicendo che il futuro non c'è o è ipotecato, e gli togli motore, gli togli speranza, quindi gli dai l'idea che vivi nell'attimo presente, perché tanto non si sa che cosa ci sarà dopo.
Allora, gli adulti, prima di contestare i ragazzi su questo, dovrebbero farsi un esame di coscienza e smettere di dipingere il futuro come un qualche cosa fatto solo di problemi. Dall'altra parte, a me ha colpito quando Greta l'altro giorno all'ONU dice: mi avete rovinato l'infanzia, adesso non mi ricordo la frase esatta, però sostanzialmente ci avete rubato il futuro. Io su questo mi sono dispiaciuto, perché io trovo che questa ragazza abbia avuto una funzione di innesco di un problema che è reale. Il tema ambientale del cambiamento climatico è un tema reale, il tema dell'inquinamento è un tema reale, il tema della plastica nei mari, sulle spiagge, negli oceani, delle microparticelle di plastica in quella, nell'acqua che beviamo, è un tema reale. Però il futuro è tutto da costruire. Cioè, voi che avete 15, 17, 18, 20 anni, il futuro non ve lo possono aver rubato. A me, quando qualcuno dice ci hanno rubato il futuro ed è un ragazzo, mi viene in mente come se all'inizio di una partita di calcio, mentre le squadre entrano in campo, un giocatore dicesse ai microfoni della televisione: ci hanno rubato la partita. E uno dice: ma scusa, non l'hai ancora giocata, come hanno fatto a rubartela? Lo potrai dire alla fine: ci hanno rubato la partita. Ma potrai anche dire: giochiamo fuori casa e il campo per noi è avverso, questo stadio ci tiferà tutto contro. Possiamo dire: loro sono più forti. Possiamo dire che l'arbitro è un arbitro che di solito c'ha in antipatia. Ma finché non cominciamo a giocare la partita, non possiamo dire che c'è stata rubata. La partita va giocata, e voi la partita della vita l'avete tutta da giocare, tutta da giocare. E oggi è vero che il cambiamento climatico è un problema reale, ma è vero anche che abbiamo una coscienza che prima non c'era, che non è che 20 o 30 anni fa il mondo e l'inquinamento stesse così bene. Le mie figlie, io parlo sempre delle mie figlie perché siamo a Bologna, le mie figlie stiamo a Torino, perché se io parlassi a Torino delle mie figlie mi prenderebbero a sberle, invece qua spero che non lo vengano a sapere, per cui ne parlo. Ma 20 anni fa, se tu fossi caduto dentro il Po, ti portavano immediatamente in ospedale, ti vaccinavano per qualunque tipo di cosa e ti chiedevano: hai bevuto, ti è venuta una goccia d'acqua? Il Po era inquinato da far schifo, perché era pieno di fabbriche che scaricavano anche abusivamente nel Po. Oggi le mie figlie fanno canottaggio e 2 volte su 3, quando hanno finito il canottaggio, con le amiche si tuffano nel fiume. E tornano a casa e dicono: ci siamo tuffate nel fiume. E io dico: ma fatti una doccia. Perché ci si può tuffare nel fiume. Io spero che loro non bevano. Però si saranno tuffate nel fiume 30 volte. Sono finite sott'acqua nel fiume decine di volte. E sono vive, vegete, stanno benissimo e non hanno sviluppato nessuna malattia. Perché il fiume è infinitamente più pulito di prima. L'aria di Milano oggi è più pulita dell'aria di Milano di quando io ero ragazzo. Quando io ero ragazzo non misuravano l'aria tutti i giorni come adesso, ti dicevano: no, bisogna diminuire le macchine, bisogna bloccare il traffico, diminuiamo i riscaldamenti, eccetera, eccetera. Io mi ricordo che mia madre, se stendeva le lenzuola fuori, le stendeva solo se c'era vento, perché se non c'era vento e stavano più di 2 ore, le lenzuola si ingrigivano. Oggi mia madre stende serenamente le lenzuola fuori, perché l'aria di Milano è molto più pulita. Perché? Perché uno dei problemi anche del lavoro: non ci sono oggi fabbriche più in città. La famosa la London Fog, la nebbia di Londra. La nebbia di Londra inizia nell'Ottocento con la rivoluzione industriale. Oggi a Londra non c'è più la nebbia. Gli inglesi un po' romanticamente dicono: non c'è più la nostra nebbia, ma quella nebbia era una porcata, quella nebbia era tutto, erano tutte polveri che con l'umidità del Tamigi facevano questa nebbia, ma erano polveri sottili che uno si respirava. Allora, il futuro è tutto da costruire, io spero che il messaggio sia un messaggio positivo. Il futuro è da costruire migliore, se possibile, del presente, ma non è che è stato rubato, è ancora da fare. Grazie. Lascio al dottor Ballerini di concludere questa prima parte, poi ci sarà spazio per le domande di chi è qui.
La domanda è ovviamente sul tema che stiamo discutendo, ma riguarda l'autorevolezza dell'adulto, l'autorevolezza del maestro, dell'uomo adulto che parla a un giovane, è ancora legata all'ampiezza di esperienza che questi può condividere con i giovani? Nella domanda c'è già un'ipotesi, ma le chiedo, ci aiuti a capire dove, quando un adulto e per quali caratteristiche si può presentare come autorevole, perché è uno dei temi più forse chiari per tutti, che la nostra generazione, dico, di adulti che diventano padri, ha perso, se ha perso l'autorevolezza, non l'autorità. Allora, io personalmente diffido di un maestro che si propone come tale. Cioè, un maestro che si propone come maestro, io diffido, per principio, perché il tempo verbale del maestro è il futuro anteriore. Ossia, sarò stato maestro se avrò dei discepoli. Sarò stato maestro se avrò qualcuno che... Lo saprò dopo, è un po' si connette perfettamente a quello che ha detto Mario Calabresi, no? Il futuro lo vedrò poi e guardando indietro, quindi lo vedremo dopo se è stato un maestro per me o se io sono stato maestro per qualcuno, posto che uno abbia l'ambizione di esserlo. Per cui non deve essere necessariamente carismatico, tantomeno un trascinapopoli, no? E mi sono chiesto chi è stato un maestro per me, chi è un maestro? Il maestro è un soggetto che è appassionato della sua vita, appassionato della sua vita e della realtà. E allora, impegnandosi nella realtà, trasmette e comunica questa passione. Perché la passione è contagiosa, la passione è contagiosa e permette di non cadere nella trappola dell'interesse. Io, incontrando tanti ragazzi, qual è la trappola dell'interesse? Ho preso 4 in storia, ok. Perché ho preso 4 in storia? Perché non l'ho studiata. Perché non l'hai studiata? Perché non mi interessa. Allora, la frase è, non studio storia perché non mi interessa. In realtà, ti interesserà storia se la studierai. Noi abbiamo l'idea che l'interesse preesista. Per cui io sarei a letto sdraiato. A un certo punto mi arriva un'ondata che è l'interesse per la storia, vum, mi investe, io mi tiro su e dico, oh, gli ittiti, devo studiare gli ittiti, no? Cioè, l'interesse non è endogeno, l'interesse è esogeno, è sempre suscitato dall'incontro con un altro. Allora, il maestro chi è? È quello che mi suscita un desiderio. Certo che, allora, sarà studiando storia che mi interessa o sarà studiando storia che posso dire è una palla pazzesca e io non la voglio più studiare. Poi la scuola è un luogo bellissimo perché la scuola è luogo del o per amore o per forza, che vuol dire se studi storia perché ti piace è bellissima, se non ti piace la studi lo stesso, no? Cioè, devo dire, che è la condizione per poter andare avanti, ma la trappola dell'interesse è quella che ci blocca. Allora mi viene da dire, come riconosco per me un maestro? Non è che mi dice, guarda io, no? Ma quello che mi fa venir voglia. Guardate che è così fra marito e moglie, è così fra amici, è così a scuola. L'insegnante deve far venir voglia agli studenti, ma gli studenti devono far venir voglia all'insegnante di insegnarti. Se mi guardi tutto il giorno con quella faccia, caspita, mi metti alla prova, sai. Allora, dentro una sollecitazione reciproca di interesse, di passione, potremmo identificare a posteriori chi è stato davvero il mio maestro. Prima dell'ultima battuta di... non dell'ultima, di lasciare la parola a Calabresi, c'è un passaggio che mi ero segnato e che ho dimenticato di chiederle. E cioè per... Okay. Volevo solo dire questo, a proposito dell'interesse, della storia, di queste cose qua, che uno può anche essere maestro di se stesso se si dà una, ogni tanto si dà un aiuto, si dà una regola. In questo senso, quando diceva studio, storia, eccetera, eccetera, uno parte dall'idea, gli consigliano un libro, qualcuno gli dice, ah, guarda, ho letto un bellissimo romanzo, tu lo prendi in mano e di fronte al libro hai mille distrazioni, dal telefono, da una rivista, dalla televisione, dalle cose, per cui
per esempio, ma anche su me stesso, vedo come l'ingresso in un libro sia il momento più difficile, più problematico. E allora io faccio come un atto di fede e dico, dai, metti giù il telefono e prova a leggere 20 pagine. Poi certe volte dopo 20 pagine abbandono il libro, ma molte volte dopo 20 pagine il libro mi tira dentro e dopo è lui che mi tira, perché dopo non ci voglio andare a mangiare, non ci voglio andare a dormire, se ho trovato una storia appassionante, poi sto dentro quella storia appassionante. Però certe volte bisogna fare un atto di fede, che è come quando si va a tuffarsi dalle rocce, dagli scogli, si guarda giù e uno razionalmente dice no, non mi tuffo, ma perché mi dovrei buttare qua? Poi che cosa fai? Io, a me piace tuffarmi, ma tutte le volte che vado ho sempre paura. E allora poi cosa faccio? Deve esserci un attimo di incoscienza in cui ti affidi e ti butti. Allora anche per lo studio e la lettura ci deve essere un attimo di incoscienza in cui tu dici vabbè, mi butto, leggo 20 pagine, e poi il divertimento, la passione, l'interesse a quel punto arrivano. Ti ringrazio tantissimo perché ciao Marco, no, ti ringrazio tanto perché mancava questo passaggio. Una volta che l'altro mi sollecita il desiderio, poi sono io che devo entrarci, no? È l'attimo in cui c'è la mia decisione. Ed è bello le 20 pagine del libro, perché Pennac ha scritto i diritti del lettore. Tra i diritti del lettore c'è di lasciare lì un libro che non ti piace, e ha ragione. Io però vorrei scrivere i diritti del libro, perché il libro ha un diritto, ed è di dargli un po' di tempo. Dargli un po' di tempo, che vuol dire, noi siamo abituati con le serie TV, no? 1,5 milioni a episodio di solito di investimento per Netflix. Cosa accade? Vediamo l'episodio pilota, se nei primi 7 minuti non ci prende, diciamo, è un po' lenta, e la molliamo lì. E allora, pam, no? Deve essere subito un incipit in media stress e partiamo. A volte ci sono delle storie che partono più lente, ci sono delle storie che hanno bisogno di catturarci. E allora faccio mio l'invito di Mario, no? Arriviamo a pagina 20, arriviamo a un libro straordinario che è di Potok, Il mio nome è Asher Lev, straordinario, inizia che ti viene da dire no, non ce la faccio, perché parla di questa comunità di ebrei Hasidim, è lontana, non li capiamo, ma dopo 30 pagine, caspita, no? È il libro del mio cuore. Se mi fossi fermato a pagina 5 dicendo è troppo difficile, allora c'è l'ingresso, che è il mio atto di desiderio e volontà, e poi c'è un po' di pazienza e di concessione del ti do il tempo di catturarmi, come con gli amici o le ragazze o i ragazzi. Perché guardate che quello che vediamo nelle serie TV non è vero, nelle serie TV si guardano, si conoscono, si danno un'occhiata, il fotogramma dopo sono a letto e si strappano i vestiti. Può accadere, ma non accade così di solito, perché poi voi li guardate e pensate sono uno sfigato se non mi succede. Ma c'è un tempo perché la relazione cresca, c'è un tempo perché ci conosciamo, c'è un tempo. Non è vero che accade sempre così, anzi molto raramente. È il tempo che dobbiamo dare alla relazione per capire se l'altro è mio amico e se potenzialmente può essere più di un amico o di un'amica. Mi prendo l'ultima battuta prima di dare la parola alla platea. Perché scrive opere per ragazzi, libri per ragazzi? Che cosa c'è nei ragazzi, nel loro mondo, nel loro universo, che la interessa tanto da entrare in quel mondo attraverso la pratica della scrittura? Ma scrivo per ragazzi perché non sono capace di scrivere per grandi. Perché mi viene bene. Ma perché mi viene bene? Prendiamolo in un altro modo. Il più grande complimento che mi ha fatto una lettrice poco tempo fa, una ragazza di 16 anni che mi ha chiesto, ma lei come fa a pensare come una ragazza di 15 anni? No? E io l'ho preso come un complimento. No? A parte il fatto che poi noi scrittori diventiamo un po' i nostri personaggi, se li raccontiamo davvero. Ma scrivere per i ragazzi ha due vantaggi. Uno, poterli incontrare, che è strepitoso ed è l'occasione anche poi per capire, e l'altra per riconnettermi
con la mia giovinezza, che non è il tornare come bambino, quindi non è l'infantilismo di ritorno dell'adulto, ma riconnettermi con la freschezza, perché anche, altro che cinici e sdraiati, quelli che incontro dicono: voglio lasciare un segno nel mondo, non voglio che la mia vita passi in vano, voglio essere ricordato, voglio esserci. Ecco, l'aiuto che a noi danno i più giovani è proprio questo: voglio esserci, voglio essere presente. Scrivere per loro è per me l'occasione di riconnettermi col giovane che sono stato e che tendo sempre a dimenticare. Grazie. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo per dialogare, quindi se a partire dai ragazzi presenti c'è qualcuno che vuole intervenire.